Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, giornalista in attività dagli anni Ottanta, ha esordito in Rai con Gad Lerner nel 1991 nella trasmissione Milano, Italia. Nel 1995 è passata a Mediaset, diventando conduttrice, tra le altre cose, di talk show di costume e reality show, Tempi Moderni e Grande Fratello. Sulla 7 ha ricondotto Le Invasioni Barbariche. Come giornalista ha collaborato con Vanity Fair, ha diretto Donna dal dicembre 2002 al marzo 2005 e nel 2009 ha esordito come scrittrice. I suoi romanzi sono editi dalla casa, editrice Mondadori. Virgola, è stata direttrice di Rai 3 Decalitro 18 febbraio 2016 al 26 luglio 2017. Una vita fatta di gioie e di successi, quella di Daria Brignardi che tuttavia nasconde un grande dolore dovuto ad alcuni importanti episodi della sua vita, che ammette essere stati il motore di tutto quello che facevo. Il primo tra tutti è sicuramente la lotta contro il tumore che l'ha travolta, ma che per fortuna è riuscita a combattere. La seconda battaglia è la consapevolezza e la convivenza della sua ansia ossessiva. Il disturbo è stato ereditato dalla madre, e a distanza di anni, la giornalista si confessa ai microfoni di Vanity Fair: ho avuto una madre malata di ansia ossessiva, e per anni, avendo detestato l'ansia di mia madre, e adorato lei, ho rimosso l'idea di soffrirne. Poi ho capito che invece l'ansia dominava anche me, anche se me lo nascondevo, e lo nascondevo agli altri. Conclude affermando: alla fine mi sono arresa, l'ho accettata, l'ho usata, ho capito che era il motore di tutto quel che facevo. Un motore che l'ha portata ad essere la donna forte e determinata che conosciamo oggi. Daria Brignardi nel suo racconto ha lanciato un bellissimo messaggio che può essere uno splendido esempio per moltissime persone.